sua disponibilità. La serata serve per chiarire un po' le idee, che avrete mai, se ne avete già sentito parlare, avrete molti dubbi, quindi fate tutte le domande che vi vengono in mente, perché serve per riuscire poi a gestire meglio le vostre, le nostre associazioni sportive. È importante riuscire a gestire bene. Il dubbio che ho io è che il Cogne Fisco continuano a raccogliere i dati, poi un bel giorno, una volta che hanno tutto, giù le tasse. No, adesso io ho questo dubbio, però no, speriamo di no. Comunque, ecco, bisogna fare le cose in maniera che si possa fare una buona gestione per evitare anche in caso di controlli da parte della SIA o da parte dell'Agenzia delle Entrate, evitare che ci siano dei verbali per le multe, per delle cose, perché tante volte uno non è che vuole fare le cose male, ma molte volte non si sanno tutte le norme che ci sono. Il dovere di un porto penso sia questo, non si conosce tutto. Per cui, vabbè, buona serata, vi lascio un attimo. Buonasera a tutti. Avete bevuto il caffè? Perché stasera dopo cena pesantina con una tigre. Allora, premessa di cambio giusta, nel senso che purtroppo viviamo in un momento storico, un po' particolare, in cui a fronte di grosse agevolazioni, come ben sapete, ci sono anche numerosi controlli. Questi controlli sono anche particolarmente scrupolosi e particolarmente dettagliati, per cui bisogna prestare molta attenzione anche a tutta quella parte amministrativa, burocratica, forse così per l'altro. Ma quella parte amministrativa e burocratica che in un'associazione, è chiaro che viene secondo ordine, perché un'associazione è fatta da voi che volete fare sport, che volete far fare sport ai vostri atleti. Ma cosa succede? Che, come dico sempre, l'associazione cresce dal punto di vista sportivo, si organizza, si struttura, fa tutta una serie di figure anche di altissimo livello e porta magari i ragazzi o gli atleti ad altissimo livello. Cosa che però non succede altrettanto per quanto riguarda la parte amministrativa contabile. Non è che bisogna avere un ufficio di 20 persone, ma bisogna fare le cose semplici, magari poche ma rigorose, in modo tale da avere tutta una strumentazione, una documentazione di quello che si fa chiara e lampante, anche perché sapete ancora meglio di me che cosa? Il fatto che non solo siete lì per promuovere lo sport eccetera, ma avete a che fare con i soldi di un'associazione e quindi oltre a metterci tempo, risorse, voglia di fare, dovete prestare attenzione a quello che potrebbe essere un risvolto negativo. Mi sarà capitato qualche volta di sentir dire sì, però come vengono gestiti questi soldi eccetera, no? Per cui questo è uno strumento, quello amministrativo, quello della buona gestione, che dovete perseguire anche per tutelarvi da qualsiasi malalingua. Detto questo, quali sono le novità? Le novità riguardano, di cui parleremo stasera, riguardano essenzialmente il registro del CONI, con le novità introdotte dal registro del CONI, e quelle che sono le collaborazioni sportive, che sono due delle grosse novità. Poi sul tema ci sarebbe anche da parlare delle società lucrative, però è un argomento un po' più particolare, che se poi vediamo che ci cioè, interessa a qualcuno, da parte di qualcuno di voi, si può anche approfondire. Che cos'è il registro del CONI? Perché è stato variato il registro del CONI? Quali sono le finalità? Allora, avrete ricevuto, penso tutti, la lettera blu, adesso qui è micro, del nostro presidente del CONI, con la sua bella faccia, in cui vi diceva: attenzione signore e signori, dal 1 gennaio 2018 dovete fare la nuova iscrizione al registro del CONI, che è un nuovo registro, quindi non ha più niente a che vedere col vecchio, ha la stessa funzionalità, che è quella di garanzia, di tutela di quello che è lo sport, perché ricordatevi sempre che il CONI è l'unico ente che dice che voi siete associazione sportiva dilettantistica. Quindi l'acronimo sportivo, associazione società, l'unico ente che ve lo riconosce è il CONI, okay? Attraverso l'iscrizione al registro.
Ma come vedremo tra un attimo, l'iscrizione al registro e il mantenimento dell'iscrizione non è poi una cosa così scontata come avveniva prima. Prima bastava inviare la documentazione, prima intendo fino all'anno 2017, normalmente gli enti, in alcuni casi sì, in alcuni casi un po' meno, verificavano quali erano le caratteristiche dell'associazione, dopodiché facevano in automatico l'iscrizione al registro dei coniugi. Adesso no, le cose sono un po' cambiate. Vediamo come sono cambiate. Allora, innanzitutto, perché c'è stata la variazione del registro del CONI? Allora, la variazione del registro del CONI è stata deliberata a luglio del 2017. Quindi c'è stata una delibera CONI che ha detto da gennaio istituiremo il registro 2.0 con delle caratteristiche leggermente diverse. Primo, perché esiste il registro del CONI e chi l'ha stabilito? Non il CONI. Ok, è stato stabilito con un decreto legislativo nell'ottobre 1999, quindi una ventina d'anni fa. Quel decreto legislativo prevedeva che ci dovesse essere un soggetto che lo istituiva, il CONI già da allora, ok? Con una finalità, il riconoscimento ai fini sportivi, quindi già dal lontano 99, 1999 era prevista questa normativa. I soggetti che vengono iscritti in questo registro erano già da allora associazioni sportive dilettantistiche e poi sono diventate anche le società sportive dilettantistiche. Quindi il CONI non si è inventato niente di nuovo e non se l'è autoinventato. Okay? C'è stato un decreto legislativo che ha detto ci vuole qualcuno che attesti che queste attività che godono di tutta una serie di benefici fiscali siano effettivamente sportive. Chi le attesta? Il CONI. Dopodiché per una ventina d'anni, che cosa è successo? Per questioni organizzative, per tutta una serie di motivi, questo registro ha avuto una funzione di iscrizione, però è mancato da un certo punto di vista tutta una serie di attività di controllo e di implementazione di una serie di attività. Cose che invece sono state istituite con il registro del CONI 2.0. Allora, il CONI nel 99 ha ricevuto il compito di deliberare in ordine a provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi da parte delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite. Si leggono le slide? Sono chiare. È meglio? No. Va bene, vediamo queste se si leggono un po' meglio, andiamo ancora un po'. Allora, iscrizione al registro del CONI è obbligatoria, quindi deve per forza essere fatta per avere il riconoscimento sportivo. Per tutti gli affiliati a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione, CSI naturalmente. Chi effettua l'aggiornamento dei dati? Allora, scusate, voi qua vedete citati degli articoli e dei punti, perché è proprio in quel decreto legislativo che ci sono scritte queste cose. Quindi se avete qualche dubbio, dopo stasera le slide non vi bastano e quant'altro, le trovate comunque nel decreto nella circolare di luglio del CONI, dove ci sono indicati tutti gli articoli. Okay. Chi aggiorna i dati? E qui cominciamo a togliere una fetta di quelli che sono i dubbi che possono avere l'associazione. L'aggiornamento dei dati viene fatto dalle federazioni, dalle discipline e dagli enti di promozione sportiva. Quindi sarà il CSI che tiene aggiornati tutta una serie di dati sul registro. Ok, è per questo motivo che il CSI vi ha chiesto più volte e a più riprese la documentazione da inserire nel registro, perché il CSI, come vedremo tra un attimo, ha la funzione di ente che deve ricevere tutta una serie di documentazioni, controllarla e caricarla nel registro per tenere aggiornate le posizioni. Perché sono importanti l'iscrizione, la correttezza e l'aggiornamento dei dati? Perché i dati messi contenuti hanno una valenza. All'articolo 1.4 viene detto
che la trasmissione dei dati, l'elenco aggiornato delle ASD e SSD riconosciute ai fini sportivi del CONI, è trasmesso annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate. Quindi capite benissimo che il registro assume un ruolo molto importante rispetto a prima, mentre prima era solo un registro interno per la verifica da parte del CONI della sportività dell'associazione. Adesso il registro assume un ruolo anche verso l'esterno e soprattutto verso gli enti verificatori. E annualmente questi dati inseriti nel registro vengono trasmessi. Quindi non è più come prima che il verificatore doveva venire alla vostra porta, bussare, chiedervi documenti, verificare che fossero a posto, eccetera. Adesso qui c'è un primo screening che avete fatto attraverso il CSI. Okay. I dati sono stati caricati e i dati adesso sono accessibili al verificatore. Quindi tutta una serie di verifiche, ci vorrà un po' di tempo per l'aggiornamento dati e quant'altro, ma saranno direttamente leggibili dai verificatori fiscali. Quindi, senza chiaramente spaventarsi di niente, cosa bisogna fare? Bisogna tenere controllati i dati che saranno caricati, vedremo quali saranno i principali, per far sì che questi dati siano rispondenti alla realtà della vostra associazione. Ok? Quindi, il registro che cos'è? Lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi. Alle associazioni, società sportive dilettantistiche, costituite, in conformità all'articolo 90, legge 289-2002, e affiliate alle federazioni e agli enti di promozione. Quindi, come vedete, il riferimento alla legge è quello che poi fa riferimento alla legge di cui più volte abbiamo parlato, che elenca quelli che sono i requisiti dell'associazione e delle società sportive che devono avere nel proprio statuto e nel loro stile, tra virgolette, di vita sportiva e associativa per godere poi dei benefici fiscali. Le società iscritte al registro del CONI saranno inserite nell'elenco del CONI che ogni anno deve trasmettere ai sensi della normativa l'Agenzia delle Entrate. Velocissimamente, le sezioni. Sezione pubblica, quindi ci sarà una sezione a cui avranno accesso tutti, quindi direttamente in internet, con una serie di dati pubblici della vostra associazione. La finalità è un po' come quella del registro che c'è in Inghilterra, cioè di catalogare per le sportive col registro del CONI e per gli enti del terzo settore ci sarà il registro del terzo settore, quindi con due registri, tutto quello che è il mondo associativo, sportivo da una parte e associativo e sotto altre veste giuridiche anche degli enti del terzo settore. Quindi per far sapere a tutti, se vogliono sapere chi è l'associazione in tal dettaglio, almeno i dati minimi. Una parte invece sarà una sezione riservata, che sarà la sezione vostra, a cui potrete accedere voi, ok? E a cui potranno accedere, il CSI e le associazioni iscritte con una user e una password. Oltre a questo, i vari enti, come vi dicevo prima, agenzie d'entrate, INPS e altre istituzioni pubbliche potrebbero averne accesso su richiesta, quindi che ne so, il comune che magari ha fatto un bando o gli enti, alcuni enti pubblici se vi hanno affidato in gestione degli impianti potrebbero avere su richiesta. Poi le procedure saranno da definire, ci sono tutta una serie di procedure da definire, potranno avere accesso ai dati inseriti nel registro. Le agevolazioni previste per la SD e SSD, ho fatto una brevissima carrellata per rinfrescarmi un po' la memoria di quello che significa avere le agevolazioni e quindi essere iscritti al registro del CONI. Il regime fiscale agevolato. Il regime fiscale agevolato che cosa consiste? Nell'applicazione dell'IVA e nella determinazione delle imposte dirette in modo agevolato, togliendo tutta la parte degli incassi che sono quelli istituzionali dalla parte della sfera commerciale, quindi senza applicazione delle imposte, senza l'applicazione dell'IVA, e invece addirittura agevolando col regime di vantaggio della legge 398 del 91 in modo notevole, in modo forfettario, quella che è la tassazione dei ricavi commerciali. In particolare, decommercializzazione dei corrispettivi specifici, che cosa significa? Che
quello che incassate per i corsi dell'attività sportiva tipica vostra, ok, scuola di danza che fa corsi di danza, squadra di pallavolo che fa i corsi di pallavolo, nuoto su nuoto, eccetera, eccetera, quello che incassate è una prestazione di natura commerciale, perché io do un servizio a fronte di un incasso, ma viene decommercializzato perché c'è un articolo del testo unico che dice: se hai tutta una serie di caratteristiche, che sono quelle di statuto, eccetera, democraticità e tutto il resto, se sei iscritto al registro del CONI, allora benefici di quelle che sono le agevolazioni fiscali, tra cui quindi la decommercializzazione di quelli che sono gli incassi dei tuoi praticanti di attività sportiva o dei tuoi soci se sei un'associazione, associati se sei un'associazione. Tassazione forfettaria sui proventi di natura commerciale, sistema forfettario di determinazione dell'IVA, sapete benissimo, pubblicità, sponsorizzazione e quant'altro che vanno con l'IVA al 50% se avete il regime del 398. Esonero del pagamento delle tasse su concessioni governative per quanto riguarda le società, okay, le SSD, esonero della tenuta delle scritture contabili, libro giornale, registri IVA, eccetera, eccetera, con una notazione, anche qua, formale, formalizzata, in modo tale da arrivare a avere un rendiconto, ma semplice, di quella che è la contabilità dell'associazione. Esonero delle emissioni di scontrini o ricevute fiscali, anche nel caso di gestione di bar, anche se qua poi si apre la parentesi perché deve avere determinate caratteristiche, il punto vendita. L'esonero della redazione dell'inventario del bilancio, degli obblighi di fatturazione e registrazione, salvo che per pubblicità, sponsorizzazione e cessioni di diritti e radio. Le possibilità di iscrizione delle ASD che partecipano al riparto del 5 per 1000, anche qua entro il 31 marzo c'era l'iscrizione per i soggetti che ancora non erano iscritti, per coloro che erano già iscritti invece dovreste già trovarvi nei nuovi elenchi. La possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativi o gestionali con regime fiscale agevolato rientrante nella categoria dei redditi diversi, per un limite che adesso è variato, come già saprete, dal 1 gennaio è passato da 7.500 a 10.000. Le modalità le vediamo poi con altre slide. Ok, adesso vi faccio solo un cenno. Vediamo brevissimamente che cosa sono le definizioni previste dalla delibera che riguardano il registro del CONI. E dopo capirete perché vi sto spiegando tutti questi passaggi, perché a fronte di tutta una serie di definizioni che servono per capire questa delibera, avrete poi degli articoli che vi dicono degli obblighi che avrete, non probabilmente quest'anno, ma a partire da quest'anno in poi, per le vostre associazioni che dovranno fare tutta una serie di adempimenti per mantenere l'iscrizione al registro del CONI. Attività sportiva. Nel nuovo registro viene definita l'attività sportiva. Per attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'organismo sportivo di riferimento, in questo caso la partecipazione a quelli che sono gli eventi organizzati dal CSI. Ma non solo, c'è anche l'attività didattica che può essere svolta dalle associazioni o dalle società sportive, quindi non solo l'attività sportiva vera e propria. Si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'organismo sportivo o dalle associazioni e società, se espressamente autorizzati dall'organismo sportivo di affiliazione. Poi c'è una terza definizione, che è quella di attività formativa. Con l'attività formativa si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dall'organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione aperte anche non tesserati effettuate da parte dell'associazione relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Vedremo perché poi questi sono importanti, perché anche le vostre associazioni dovranno fare, organizzare o seguire tutta una serie di attività organizzate dall'ente o organizzate direttamente in proprio da voi. Vabbè, paragrafo discipline sportive. Tra le discipline sportive, che è un'altra definizione, come sapete il CONI è intervenuto con un elenco di discipline sportive e ha detto in prima istanza: chi è dentro questo elenco
può iscriversi al registro del CONI. Chi non fa parte di queste discipline sportive, per me non è una disciplina sportiva, quindi non ha le caratteristiche di un'associazione sportiva dilettantistica e quindi non può iscriversi. E quindi, se non si può iscrivere, le agevolazioni che abbiamo visto prima non può avere, deve essere qualificato da un'altra parte. Quindi capite, cominciate a capire perché è importante l'iscrizione al registro. Queste definizioni sono state ampliate. Il problema è che ce ne sono alcune che lasciano ancora dei punti aperti. Cioè ci sono delle discipline che sono state riprese da alcune federazioni, yoga, pilates, altre che espressamente sono fuori, cioè non sono state ancora normate, esempio Krav Maga, che è una disciplina delle arti marziali, lo Zumba e tutta un'altra serie di attività, per cui è ancora bene, non si capisce da che parte devono stare queste attività se svolta alcune. Per quelle disciplinate un po' particolari, tipo lo yoga, sono state riprese da che cosa? Da delle delibere delle federazioni che hanno detto se questo tipo di yoga ha queste caratteristiche, allora rientra tra le attività preparatorie alla mia attività, che è quella della ginnastica oppure della pesistica, per cui allora io li riconosco come attività iscrivibili, cioè come attività sportive, in quanto tali possono essere iscritte al registro del CONI. I requisiti. L'iscrizione è riservata alle associazioni costituite ai sensi della legge 90/289/2002 e successive modifiche. Primo, io devo avere lo statuto a posto. Il fatto di avere lo statuto a posto e di doverlo girare al CSI, che me l'ha chiesto, richiesto e me l'ha richiesto, non è che me l'hanno chiesto solo perché si divertono a caricare dati, è perché è diventato obbligatorio il trasferimento di questi dati nel registro. E il fatto di avere tutti i requisiti di statuto, lo statuto registrato e quant'altro, è l'elemento essenziale per l'iscrizione. E l'elemento essenziale dell'iscrizione, ripeto, a costo di sfinirvi, è l'elemento essenziale per cui poi potete beneficiare delle agevolazioni, fiscali. Poi vabbè, abbiamo sede legale in uno Stato membro, instaurato un valido rapporto di affiliazione con l'organismo sportivo, non sia assimilabile a associazioni e società di secondo livello. Questo è vita. Poi, tra i vari punti delle attività che devono svolgere le associazioni, c'è un altro punto importante. Le associazioni devono svolgere comprovate attività sportiva e didattica, è per questo che vi ho detto qual è la definizione, nell'ambito istituzionale dell'organismo sportivo di appartenenza. Quindi il CSI già lo fa per tutta un'altra serie di attività, probabilmmente ne farà altre di attività, organizzerà altri momenti. La vostra associazione dovrà obbligatoriamente partecipare a almeno una parte di questi eventi e probabilmente nella parte principale e maggioritaria delle attività che svolgerà. Perché? Perché in questo modo potrà rientrare tra quelle iscrivibili al registro del CONI. Poi è prevista un'altra cosa, che per il momento, ripeto, è un limite quantitativo e ci vorrà un po' di tempo per portarlo a regime. Però è previsto anche che il numero minimo di tesserati atleti, nonché le figure tecniche all'interno dell'associazione, devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alla previsione e al regolamento dell'organismo sportivo di affiliazione. Anche qua che cosa significa? Usciranno probabilmente delle delibere, delle circolari anche del CSI e delle altre indicazioni che diranno quando un'associazione ha un numero e quanto deve essere questo numero minimo per svolgere quell'attività secondo i canoni della sportività. Ok? Questo pensatelo anche in situazioni magari diverse dalla vostra, perché è stato previsto? A me è capitato di sentire un contenzioso di un'associazione che aveva 5 iscritti e fatturava 250.000 euro. 225 o 230 derivavano da attività collaterali, che era un centro benessere, manicure, pedicure, tutta attività di questo tipo. E un 20.000 neanche scarse derivavano dall'attività sportiva di queste 5 persone. Quindi capite benissimo che anche qua la materia si prestava purtroppo a delle aberrazioni, no? Per cui sono stati previsti dei limiti anche di questo tipo
per avere delle soglie di verifica. E attenzione a una cosa, il fatto che ci sia un numero, quindi si riassume tutto con un numero, ci saranno anche degli indicatori che si verificano con un click, no? Torniamo al nostro discorso iniziale. Quando abbiamo che i dati vanno all'agenzia o vanno agli altri enti, con un click probabilmente a un certo punto, non sarà subito, ma probabilmente sarà tra qualche tempo, avranno tutta una serie di dati riepilogativi che daranno la situazione della vostra associazione. L'iscrizione come avviene? Tramite l'organismo sportivo CSI a cui siete affiliati. Okay. Però la prima volta nel registro 2.0 l'avete già fatta tutta? Tutti? Ok, comunque brevissimamente l'accesso, non accesso, bisogna caricare un modulino, compilare un modulino, allegare la carta d'identità, allegare il rappresentante, salvare, cioè avviarlo, scansionarlo in un unico file e salvare i dati, basta. Poi l'accesso diretto e ci sono già, o probabilmente ci saranno una serie di dati che sono già caricati o che troverete caricati a breve. Poi l'iscrizione al registro contraddistinta da un numero identificativo attribuito automaticamente dal programma al termine delle procedure di iscrizione. L'organismo sportivo provvede all'inserimento dei dati attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia prevista. Quindi c'è un'attestazione, cioè il fatto che il CSI vi chiede tutte le volte che i dati siano precisi e corretti, e se no vi dice correggeteli, sistemateli, è perché il CSI adesso fa da primo ente che controlla quello che c'è scritto e come sono fatti. Ok? L'organismo sportivo ha la responsabilità di rendere ai propri affiliati e tesserati idonea informativa completa di tutti i requisiti richiesti dalla legge e che specifichi i dati personali del soggetto tesserato affiliato verranno comunicati al CONI. Perché? Perché il CONI richiede la liberatoria per il trasferimento dei dati, ok? Dei dati inseriti nella banca dati del CONI. L'informativa, finisco questo pezzo poi vi faccio fare le domande. L'informativa andrà conseguito un relativo consenso da parte dell'interessata pena l'impossibilità di inserire i dati nel registro. Ok, voi già ce li avete su modulini di tesseramento CSI, cioè quando fate firmare il tesseramento CSI al vostro atleta, il vostro atleta dà già la liberatoria a che i propri dati vengano inseriti nel registro. Finisco altre due cose e poi chiedo il finito. Perché? Perché dovrà indicare, sempre il CSI in questo caso, ma tutti gli enti, tutte le federazioni dovranno farlo o lo stanno facendo, quello che richiede il CONI. Questa volta sì che è il CONI che lo richiede, perché la finalità prevista nel decreto, cioè nella delibera qua, è quella di marketing, con la possibilità per i soggetti inseriti affiliati, una volta inseriti nel registro, di essere contattati dal CONI in merito a iniziative pubblicitarie. Quindi i dati che inserite dovete avvertire i vostri atleti o i genitori che potranno ricevere comunicazioni dal CONI o comunicazioni pubblicitarie, perché il registro del CONI prevede questo, che se tu vieni da me ti tesseri per forza per volere un'attività sportiva, ti tesseri un ente di promozione o una federazione, per forza di cose l'ente che carica i dati li deve caricare nel registro, per forza di cose, per essere associazione sportiva, questi dati devono essere messi a disposizione, altrimenti io non posso tesserare il ragazzino. Ok? Ultime due cose, con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti, l'iscrizione si intende perfezionata, non è finito, non è automatica l'iscrizione. Adesso, allo stato attuale, viene automatica, però attenzione, dall'anno prossimo ci saranno tutta una serie di verifiche di dati da fare e verranno fatte ulteriori verifiche da parte dei verificatori all'interno del CONI. Okay. L'iscrizione al registro e il rinnovo annuale possono essere, questa è l'ultima cosa, perché saranno oggetto di provvedimento di conferma da parte del segretario del CONI, anche qua non si capisce come verrà fatto.
però ci sarà questa procedura definitiva, per cui una volta che i dati sono aggiornati ci sarà un benestare che gli dà l'iscrizione effettiva. Ma l'ultima righetta che è prevista è questa, l'ho messa in rosso perché insomma è particolare. L'iscrizione al registro e il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità è individuata dal CONI. Ora, quest'anno non c'è. In futuro, presumibilmente, magari, almeno per coprire i costi di gestione. Domande? La nostra associazione è affiliata al CSI e alla Federazione Calcio. I documenti vanno mandati sia tramite la Federazione Calcio sia del CSI, la documentazione. Allora, sicuramente li richiedono entrambi, perché entrambi hanno l'obbligo di caricare poi tutti i dati dei tesserati. Sì, perché tutti i dati dei tesserati al CSI devono passare dal CSI. Sì. Il CSI sicuramente vi chiede i dati e lo stesso farà la Federazione Calcio, che allo stesso modo vi chiederà. No, ma siccome la Federazione Calcio non ha mai chiesto nulla, allora basta. Eppure hanno giustificato l'iscrizione al CONI anche come Federazione Calcio. Volevo sapere come si comporta. No, volevo sapere. La Federazione si comporterebbe in modo diverso da come si è comportata. Federazione Calcio. Ma anche per stabilire il numero dei tesserati e così ci sono i tesserati sia come federazione che come CES. Quindi i nostri tesserati è la somma. E lì, perché se uno fa sia il campionato di qua che il campionato di là è uno. O fanno uno. Quindi qua avranno un'indicazione. Ma fanno dei campionati, di là ne fanno degli altri. Sì, però la persona se li fa posso avere un doppio tesserato. Qui hanno un doppio tesserato. Qui hanno un doppio. Quindi l'entità sarà di una persona. Comunque saranno nominali, probabilmente, molto probabilmente, non c'è scritto da nessuna parte, ma tra i vari output e i dati che ci saranno al registro del CONI, come avete visto c'è anche una sezione che è facoltativa, che è quella dei dati di bilancio. Probabilmente come quella, insieme ai dati degli iscritti, serviranno anche per la verifica di quelle che sono le violazioni fiscali, no? Per i minori dai 5 ai 18 anni, piuttosto che per l'analisi dei dati di bilancio della situazione. In quello ci saranno anche i numeri, probabilmente, che verranno verificati dei ragazzi tesserati. Anche per il 5 per 1000, perché 5 per 1000 si ha diritto al 5 per 1000 quando l'attività è svolta o nei confronti dei minori lì, cioè dei minorenni, quindi dei ragazzi, eccetera, o degli over 60, o di particolari categorie, eccetera. Noi siamo una ONLUS e facciamo e facciamo attività ludica motoria, ovviamente lo sport, ma non siamo tesserati con nessuna federazione. Da quest'anno apriamo le bocce, dobbiamo tesserarci con la federazione, dobbiamo diventare un SG. Cosa succede? Che natura giuridica avete? Però no, come ONLUS? Cooperativa, fondazione? No, né fondazione, né associazione. Non abbiamo riconoscimento giuridico, niente, associazione. Lì bisognerà valutare quelli che sono i due aspetti. Sì, perché la riforma del terzo settore, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2018, però attende tutta una serie di passaggi tecnici che sono devono essere emessi dei decreti attuativi perché entra in vigore del tutto. Anche nella riforma del terzo settore ci saranno delle agevolazioni fiscali, agevolazioni per l'attività. Quello che sarà da valutare è se potranno coesistere allo stato attuale la qualifica di ONLUS iscritta di qua e di attività sportiva non possono coesistere. Quindi la doppia iscrizione in questi giorni ancora non c'è, ne stanno parlando, i dottori commercialisti nazionali hanno chiesto la possibilità della doppia iscrizione. Quindi è una cosa in divenire. Due, per vedere se converrà svolgere l'attività da una parte o dall'altra, se ci saranno agevolazioni di qua o di là, bisognerà attendere i decreti attuativi. E tre, eventualmente, se rimane come allo stato attuale, probabilmente la soluzione migliore è di scorporare le due attività.
infatti quello che ci ho detto anche. Anche se il problema è che devo costituire due associazioni, due gruppi, un po' più complessi. Però è molto in divenire, quindi tenete le orecchie aperte. Poi ci ha accettato con il nostro statuto di onus, però ha detto che poi dovremmo chiarire un po' la nostra posizione. Sì, anche perché il registro del CONI poi prevede che all'interno dello statuto ci siano determinati elementi. Quindi se coincidono va bene, se no saranno da integrare. Noi infatti non siamo scritti registro del CONI, cioè siamo scritti al CSI e quindi in automatico. Però non c'è dentro l'attività. Io scusa, posso. Sì. Due delucidazioni su quello che si è parlato prima. I nostri futuri impegni come attività, ad esempio, di formazione, eccetera, eccetera. Quelle attività lì dovranno essere organizzate proprio principalmente dalle società o ci possiamo appoggiare al CSI, cioè pilotare quelli che sono i nostri ragazzi, i nostri su quello che organizza la CSI, o dovremmo noi fare le nostre formazioni, perché diventa anche impegnativo. Allora, questa è una bella domanda, probabilmente anche tutti gli enti e le federazioni se lo stanno chiedendo come dovranno anche implementare tutte queste attività. Allo stato attuale non ne so dare una risposta, perché è tutto nuovo, cioè l'applicazione è ancora nuova. Molto probabilmente per una gran parte delle attività sì. Sicuramente sarà richiesto da parte dell'associazione anche un ruolo proattivo, cioè organizzare tutta una serie di eventi e passare però attraverso gli enti di promozione per il riconoscimento. Fra l'altro, un altro degli elementi dell'iscrizione al registro del CONI prevede che anche tutta una serie di attività e di dati che adesso non sono trasferiti all'ente di promozione vengano trasferiti. Cioè, a cosa mi riferisco? Per l'attività di squadra è normale mandare la distinta di coloro che saranno i partecipanti all'attività. Probabilmente anche per tutte le attività che non saranno competitive, riguarderanno l'organizzazione di eventi, sarà necessario inviare questa tipologia di dati. Quindi ci saranno sicuramente una serie di adempimenti burocratici in più, probabilmente una buona parte saranno gestiti chiaramente online, quindi è un'attività abbastanza semplice. Tenete però gli occhi aperti, cioè gli input di questa sera sono: attenzione, la normativa un po' è cambiata, un po' di cose si sanno, nei prossimi mesi un po' di cose aggiuntive si sapranno ancora di più, tenete le orecchie aperte, leggete i siti attendibili, quindi il CSI va bene, altri siti no, e prestate attenzione alla materia. Una seconda cosa, sempre per quello che ha detto lei, visto che si parlava di quadri tecnici, sempre a livello di CONI ho cominciato a leggere un po' in giro che spingono molto a livello centrale per poter dotare tutte le società di persone qualificate per la gestione delle squadre, eccetera. Qua parliamo di ragazzi o di persone laureate, scienze motorie, medici, eccetera. Cioè, perché scegliere se una piccola società deve andare a prendere laureate scienze motorie anche solo per fare studenti, eccetera, a lei ci ammazzano queste cose qua. Quindi si sa qualcosa, già se ne parla. Allora sì, adesso ne parliamo un po' perché si innesta anche con l'altro tema, quello delle collaborazioni sportive. E terzo, si innesta con un ulteriore tema che è quello delle società sportive lucrative. Cioè, bisogna stare attenti in tutto questo che è stata istituita una nuova versione di società che riguarda lo sport, perché come oggetto questo tipo di società deve avere quello dell'attività sportiva. Questo tipo di società, che è la lucrativa, permette ai soci di avere un utile, cosa che per voi era una cosa lontana anni luce, cioè non era prevista e non era perseguibile. Invece in questa nuova formula, che dovrebbe essere il terzo tassello che manca tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche e quelle che svolgono sport, ma che per tutta una serie di motivi sono fuori dal mercato direttamente commerciale, perché lo sport ha determinate regole, ha determinati costi di gestione e ha determinati meccanismi, è stato istituito proprio questa tipologia di società. All'interno di queste società sono state previste delle figure esplicite. Tra queste figure ci sono anche quelle dei responsabili tecnici che devono avere proprio le caratteristiche che diceva. Quindi per le SSD lucrative, quindi società sportive dilettantistiche lucrative, questo è sicuramente valido, cioè devono avere al loro interno queste cose. Questo tipo di società ha, se da una parte, delle agevolazioni derivanti dal fatto che si possono distribuire degli utili,
tutta una serie di controindicazioni e di minori, molto minori agevolazioni che adesso le rendono ancora poco appetibili, okay? E poco interessanti per la gran parte delle associazioni o delle società sportive. Per cui stasera mi premevo darvi questo accenno e farvi sapere che esistono, farvi sapere che c'è questa nuova figura da tenere lì, perché domani per determinate attività potrebbe essere anche utile che una parte delle vostre attività dell'associazione, se l'associazione è grande, strutturata, fa diverse tipologie di attività, proprio per evitare problemi, contestazioni o modalità gestionali, sia da staccare, da gestire così, al momento tenetela lì parcheggiata, sappiate che esistono, che però hanno delle caratteristiche ben particolari. Tornerei sul tema dei collaboratori, che si collegano anche a quello che diceva lei. Perché? Perché anche qua diversamente da prima, mentre prima era la delibera del CONI, qui è la legge finanziaria di fine anno, quindi a fine anno 2017, è stata prevista cosa? La modifica di quello che era la figura dei collaboratori sportivi. In che modo? Tutta la finanziaria 2018, approvata nel 2017, contiene l'inquadramento lauristico, il trattamento previdenziale, la definizione delle mansioni sportive dilettantistiche e il trattamento sportivo e il trattamento fiscale. Di che cosa? Delle collaborazioni sportive. Ok? Si passa da una concezione diversa da quella che c'era prima. Cioè, prima si partiva da una concezione fiscale. Da un articolo fiscale si estraeva tutto ciò che riguardava i collaboratori e gli istruttori sportivi. Adesso invece, attraverso questi articoli di modifica, viene data una veste giuridica a cui seguono poi dei risvolti fiscali. Ok? Quindi è stato stravolto l'approccio di prima. Prima erano agevolazioni fiscali, qualificano una tipologia di persona e da lì vengono estratte tutta una serie di considerazioni. Adesso no, la legge dice ci sono queste figure collaborano con degli enti che sono associazioni e società sportive. Che caratteristiche devono avere? Dal punto di vista giuslavoristico, cioè dal punto della legge del lavoro, come devono essere inquadrate, che tipo di contratto deve essere fatto, a chi devono comunicare le cose. Due, hanno agevolazioni fiscali. Di che tipo? Ok? Quindi quello che vediamo stasera è, l'insieme dei due aspetti. Uno, quello dei regolamenti amministrativo-burocratici, giuslavoristici, e l'altro il tema fiscale. Come vi dicevo, sono nate da un carattere fiscale, stabilito l'articolo 67, lettera M, di che cosa? Del testo unico. Il testo unico è il librone che racchiude tutte le norme fiscali di tutti i soggetti che vivono lo Stato civile, quindi lavoratori dipendenti, primi articoli, poi le società, società di capitali e gli enti no profit. L'assenza di una disciplina, perché è stata fatta questa introduzione, questa modifica? Perché c'era l'assenza di una disciplina giuslavoristica, cioè mancava un inquadramento dal punto di vista del lavoro della materia. Ok? E che cosa costituiva? Costituiva incertezza e contenziosi. Di qualche anno fa anche qualche associazione nostra della zona ha ricevuto dei grossi accertamenti, soprattutto all'inizio, no? In cui la materia non era ancora ai primi ordini e anche i verificatori avevano poche istruzioni, dopo si sono andati modificando, degli accertamenti grossissimi proprio per questa tematica. Il concetto era: che cosa sei? Un collaboratore sportivo? Un collaboratore sportivo articolo 67? Sei un dipendente? Sei un part-time? Che tipologia di cosa sei? Il problema è stato evidenziato innanzitutto con la Corte di Cassazione, cioè con tutta una serie di passaggi per cui si è arrivati alla Corte di Cassazione, e dalla dottrina e dalla giurisprudenza, cioè da ciò che emergeva sia dagli specialisti che hanno studiato la materia che dalle sentenze che venivano redatte proprio a seguito delle verifiche, si era giunti a una conclusione che poi è stata portata avanti anche rispetto all'Atto Nazionale del Lavoro. La prima considerazione era questa: l'esame delle norme sopracitate facente riferimento alle collaborazioni sportive consente di affermare che la volontà del legislatore
negli ultimi anni è stata quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una norma speciale, volta a favorire e agevolare la pratica dello sport, rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro. Questo è stato il primo input forte che ha detto: attenzione verificatori, non è che dovete vedere singolo caso per singolo caso applicando espressamente e esclusivamente la normativa del lavoro. Perché? Perché il legislatore, in tutti i vari pezzi di normativa che ha sparpagliato, ha voluto dare un trattamento particolare a questa tipologia di collaboratori. Per cui non potete andare a occhi chiusi e dire sono tutti dipendenti perché fanno 8 ore alla settimana. Ok? Il concetto è, attenzione, analizzate di caso per caso, situazione per situazione, e andate a vedere se i requisiti che hanno i soggetti che collaborano con l'associazione rientrano tra quelli previsti dalla normativa. Questo è stato il primo passo. Il primo passo che è servito poi per portare a questa modifica, che è quella della finanziaria. Infatti, l'intervento innovativo è stato quello di citare nei commi 358 e 359 della finanziaria che cosa? Le prestazioni, cioè di dare una definizione, dice: le prestazioni di cui alle collaborazioni rese ai fini istituzionali, quindi ritorniamo un passo indietro, i fini istituzionali riguardati nel vostro statuto, soprattutto se è datato. Che cosa c'è nel vostro statuto? Quali sono le finalità della vostra associazione? Ok, se nelle finalità della vostra associazione rientrano determinati sport, i collaboratori che riguardano quegli sport rientrano in questa caratteristica. Perché le collaborazioni rese a favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, bla bla bla, che era la legge che istituiva il registro, ok? E di qua il collegamento forte a quello che è il registro del CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinati continuativa. Viene finalmente data una veste giuridica a questi contratti. Sono contratti di collaborazione, ok? Come coordinate continuative. In tutto il resto del mondo, in Italia, è stato eliminato il concetto di collaborazione coordinata continuativa, non nello sport. Ma ci dicono una cosa in più, perché nel mondo dello sport non sono mai state abolite le prestazioni. Ci dicono una cosa in più, cioè coordinano queste figure con quello che era la normativa fiscale agevolata, dicendo che i compensi derivanti da questi contratti, quelli di co stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, e di nuovo vedete come ribadisce stamenata del registro del CONI, costituiscono redditi diversi. Anche qua dice, attenzione, il co esisteva anche prima nell'ambito sportivo, però aveva determinate qualifiche e requisiti, e essendo un co sportivo prima del 1 gennaio 2017 era soggetto a una serie di trattenute fiscali, trattenute previdenziali, eccetera. Adesso, dal 2018, no, sono contratti di questa natura, ma rientrano in redditi diversi, articolo 67, e quindi hanno un regime fiscale agevolato e quindi non hanno tutta una serie di prescrizioni. Quali sono? In altre parole, dei co sportivi non sono soggetti a contribuzione INPS e INAIL, quindi no INPS e INAIL per tutto il compenso che ti do, anche se sono 40.000 euro. Sono tassate in modo agevolato, da 0 a 10.000 avete l'esenzione totale da tutto, da 10 a 30 e rotti avete la ritenuta a titolo d'imposta. L'associazione o la società sportiva trattiene una parte delle ritenute, le versa al fisco per conto del soggetto, finito. Oltre 30.000 erotti, che sono 30.500 qualcosa, vanno invece in dichiarazione dei redditi, cioè l'eccedenza va dichiarata in dichiarazione dei redditi, l'associazione fa le trattenute, ma sono a titolo d'acconto, che verranno quindi liquidate definitivamente nella dichiarazione dei redditi.
le mansioni dovranno essere individuate dal CONI. Attenzione, questo è un elemento importante, perché la norma prevede questo, che le mansioni debbano essere individuate dal CONI. Con questo passaggio che cosa si è voluto dire? Si è voluto dare un perimetro a quelle che sono la tipologia di queste collaborazioni. È chiaro che queste collaborazioni, il CONI non è che può mettersi lì a inventarsele per tutte le tipologie di attività. Ma cosa ha fatto? Ha chiesto alle federazioni di elencargli quali sono per loro le figure che rientrano qua. Alcune federazioni l'hanno fatto, dopo vediamo le principali. Alcune le stanno facendo, alcune forse si spera lo faranno. Quali sono i confini? Cioè, al di fuori di alcuni paletti, però, io non sono più una Co-Co-Co sportiva che è agevolata in questo modo. E quali sono i paletti esterni? Cioè, cosa c'è al di fuori di questi paletti? Il lavoro dipendente e il lavoro autonomo professionale. Quindi non è che in assoluto uno perché prende soldi per fare sport è un Co-Co-Co sportivo. Bisogna valutare che non sia un dipendente, quindi che la sua prestazione non abbia le caratteristiche del lavoro dipendente, e nell'altro senso che non abbia le caratteristiche del lavoro autonomo, o che semplicemente non abbia partita IVA e svolga la stessa attività con la qualifica di istruttore con partita IVA. Okay? Quindi questi due elementi tendono a dare due paletti, uno sopra e uno sotto, a quelle che sono le attività dei collaboratori sportivi. Le collaborazioni sportive potranno avere carattere personale continuativo, quindi la persona che le presta potrà caratterizzarla dal fatto che è lui che ci mette del suo, e potrà essere anche una cosa continuativa, finalmente, perché vi ricordate che fino a prima eravamo lì a vedere quanto uno prestava l'attività, se era prevalente rispetto alla sua attività lavorativa, se svolgeva un'altra attività lavorativa che era la principale o meno, perché questo era uno degli elementi discriminanti. Poi, essere organizzate dal committente anche in termini di tempo e di luogo. Anche qua, questo era un altro elemento che era dedicato da valutare. Perché? Perché veniva detto che era uno degli elementi di riconducibilità al lavoro dipendente. Ok? Invece adesso mi dice, possono essere anche organizzate in termini di tempi e di luoghi. Quindi ti posso venire finalmente a dire quando devi venire in palestra, quando c'è il corso naturalmente, dandoti anche dei tempi, dalle 9 alle 10 c'è il corso, quindi devi venire lì e non quando vuoi tu, ok? Non possono che cosa invece? Non possono prevedere l'assoggettamento del collaboratore al potere gerarchico del committente. Cioè, una delle prime discriminanti col lavoro dipendente, che cos'è? È quando c'è qualcuno che può venirti a dire devi fare questo in questo modo e devi seguire quello che ti dico io. Se vai al di fuori di questo, c'è anche un profilo sanzionatorio. Ok? Quindi, già qua vengono stretti i parametri e detto, tu puoi stare al di fuori, quindi puoi mettere del carattere personale e può essere anche continuativo. Non puoi prevedere che ci sia un potere gerarchico. Un potere di coordinamento è naturale, perché non è che tu vieni e fai quello che vuoi, sei all'interno di un'associazione, fa un determinato percorso, eccetera, per cui un coordinamento sportivo lo devo avere, però non posso darti dei vincoli gerarchici. Due, prevedere sanzioni disciplinari. Anche qua, l'unica cosa per cui mi posso tutelare è la gestione nel caso un soggetto vada via prematuramente, non tenga in considerazione tutta una serie di attività o di regole, però non è che ti posso dare delle sanzioni, come invece ci sono nel mondo del lavoro, ok? Negare ogni autonomia nell'esecuzione della prestazione. Anche qua il concetto era, se io ti dico esattamente devi fare A, B, C, D, ok? I casi che si portavano prima, giusto per farvi capire, erano i casi estremi, no? Chi doveva sorvegliare la piscina, ok? Sta lì seduto e controlla. Dalle alle fai quello, tieni l'acqua lì, devi fare questo quello, devi muoverti così e devi seguire esattamente quanto ti dico io, queste procedure. Questo era uno dei casi più chiari da verificare. Quindi io devo dare al mio istruttore i paletti, i parametri per svolgere l'attività, però deve essere
a sua discrezione poi tutta una serie di attività organizzative e di dipendenza all'interno dell'attività diretta. Il lavoro autonomo, le collaborazioni sportive non potranno essere utilizzate nell'ambito dello sport professionistico. E, vabbè, e qui rientrano in quei settori che sono previsti come sport professionistici. Questi sono quelli previsti dalla federazione, non sono molti, però ci sono. Quindi la normativa ribadisce, non è che questo tipo di collaborazione vanno bene adesso per tutti gli sportivi. Per chi era professionistico, calcio, ciclismo, eccetera, da un certo livello in su, continuano a permanere le regole di prima. 2. Coinvolgere i collaboratori con partita IVA aperta proprio per effettuare prestazioni simili oggetto a quelle della collaborazione. Se io ho aperto la partita IVA come istruttore, non è che, visto che mi fa comodo, perché mi è giunta anche questa voce, fino a 10.000 vado in esenzione e dopo fatturo. No. Cioè, se sono un professionista, svolgo questa attività di mestiere, faccio quello, farò partita, userò la partita IVA e farò fattura per tutte le mie attività. Ok? Il capitolo mansioni, e poi vediamo perché è importante questo capitolo e come si collega a tutto quello che si sente in questo periodo. Il CONI, attraverso il Consiglio Nazionale, provvederà a emanare appositi atti di indirizzo interpretativo applicativo per individuare nel concreto le prestazioni agevolate. Anche qua è per dare un perimetro. Non è che chiunque collabora con un'associazione sportiva, io gli dico ok, perché viene a verniciarmi i muri, sei un collaboratore sportivo perché collabori con l'attività sportiva dell'associazione e io ti do un compenso di esenzione. No, ci sarà un perimetro individuato con questi mansionari. Il problema che cos'è? Che fino ad oggi, derivante da quello che era stato previsto nel 2016, scusate, dall'ispettorato del lavoro, alcune federazioni, federazione ciclismo, rugby, pallavolo, basket, sci e ginnastica, avevano individuato l'elenco delle prestazioni agevolabili. Le stesse sono state quasi da tutti già spostate al registro del CONI e gli altri attendiamo fiduciosi. Ok? In questa fase intermedia si consiglia che cosa? Di far riferimento a queste figure. Ok? Quindi chi possa inquadrare sotto questa tipologia, e dopo vediamo come, quali sono gli adempimenti, le figure che indicativamente saranno quelle, quindi sì gli istruttori, sì i collaboratori sportivi, ciclistico. Presento un elenco di qualifiche, scusate, che non ne ricordo più, attività di agonismo, attività formativa e didattica, organizzative per la promozione e l'avviamento, cioè chi collabora per raggiungere questo obiettivo. Qualifiche, attività specifiche nel settore agonistico, preparatorio all'agonismo e meccanico, chiaramente allora meccanici che aggiustano i bici. Scorta tecnica, addetti informatici, archiviazione, raccolta e distribuzione dei risultati, collaboratori di segreteria che hanno una versione leggermente diversa e addetti alla comunicazione. Vedete che però cominciano a dare delle informazioni in più. Rugby. Il rugby dice amministrativo gestionale, video analista, team manager, massaggiatore, arbitro, educatore motorio. Anche qua dà alcune informazioni, quindi già ricomprende l'arbitro, già ricomprende il video analista, il team manager e poi addetti amministrativi, addetto all'impianto, contabile, comunicazione e marketing. Quindi non solo esclusivamente colui che raccoglie le quote e gestisce la parte amministrativa, viene ampliato. FIPA, allenatori e arbitri, omologatori di campi, componenti delle commissioni, tesseramento, organi di giustizia federali. Anche il videocheck era catapalle, quindi anche qua vengono inserite tutta una serie di diciture. Pallacanestro, mi interessa, vediamo anche questo. Sì. Preparazione e assistenza all'attività sportiva, organizzazione di gare e altre manifestazioni, compreso arbitraggio, controllo tecnico e giustizia sportiva, corsi e addestramento, promozione allo sport dilettantistico, quindi vari allenatori, istruttori, coordinatori,
incluso comunicazione, marketing e organizzazione di eventi di natura non professionale, perché il basket di alto livello ha anche la B maschile professionale, attività amministrativa gestionale e non professionale. Cioè pensi che far commercialista non può ricevere i compensi come attività amministrativo gestionale, ok? Ahimè. Trattamento fiscale. I limiti di esenzione IRPEF passa da 7,5 a 10, quindi 10 esenzioni, 10, 30.658 imposte come IRPEF 23 più le addizionali regionali e comunali. Ok, adesso lo esplicitano. Prima le comunali era un boh, non si sa. Adesso lo esplicitano, quindi la menata cos'è? Che dovete vedere il comune di residenza del vostro allenatore, verificare il limite di esenzione, perché spesso i comuni hanno il limite di esenzione, e se no verificare l'aliquota dell'addizionale da applicare. Quindi tendenzialmente sarà un 24 qualcosa, almeno un 24 al meno. Oltre i 30.658 c'è l'IRPEF, il titolo 23 e le addizionali che però vanno in dichiarazione dei redditi, quindi devono compilare la dichiarazione dei redditi obbligatoriamente. SSD lucrative, lo vediamo velocissimamente, è il discorso che vi facevo prima. Possono stipulare contratti di co, però aventi lo stesso inquadramento giusto lavoristico, ma con delle considerazioni diverse, cioè solo le lucrative, non fatevi trarre in inganno, solo le lucrative è considerato reddito da lavoro dipendente, c'è l'INPS e la contribuzione a 33. Capite che sono due parametri, sono parametri molto faticosi, pesanti, onerosi, diciamo così. Ed è uno degli elementi principali per cui le società lucrative sono state accolte bene, ma in modo comunque limitato. Veniamo agli adempimenti, che è il tema caldo. Quali sono gli adempimenti da porre in essere? La legge approvata a dicembre 2017 prevede che vengano fatti per le collaborazioni sportive, essendo stati qualificati come co, l'assolvimento dei seguenti adempimenti: comunicazione preventiva al centro per l'impiego, detta COB, portale sintesi della provincia di Lecco, ok, mi iscrivo alla mia associazione, registro tutti i miei collaboratori, quali? Quelli che hanno il contratto stipulato dal 1 gennaio 2018, quindi per i contratti in essere stipulati prima del 2018, settembre, ottobre, novembre, dicembre, 31 dicembre, tutti quelli questo adempimento non ce l'hanno. L'anno prossimo, quando gli rifarò il contratto al mio allenatore, o ne faccio uno nuovo adesso a marzo, siamo a aprile, allora devo fare la COB, ok? Preventivamente, cioè prima che il mio collaboratore venga in palestra e cominci a insegnare, io devo fare questa comunicazione. 2. Libro unico del lavoro, PLUL, e rilascio del cedolino paga mensile. Allora, tali adempimenti erano già in vigore per gli amministrativi gestionali che continuano per la loro strada e non è stato modificato niente. Vengono ampliati nei confronti dei miei istruttori sportivi. Quindi, se la domanda è: da gennaio, quando io pago il mio collaboratore sportivo, devo fargli il LUL? La risposta fino al 12 di aprile, e dopo vi spiego perché, è sicuramente sì. Perché? Perché la normativa prevede questo. Dopodiché ci sono state una serie di interpretazioni, tra cui anche il CSI è intervenuto con questa interpretazione, ma anche parecchie federazioni, che hanno detto: no signore, attenzione a una cosa, visto che è previsto che ci sia il mansionario depositato al CONI e quindi ci siano queste mansioni identificate, fin tanto che non ci saranno queste mansioni, non siete tenuti all'adempimento. Attenzione, secondo me è un'arma un po' a doppio taglio. Perché? Perché una parte delle federazioni ha detto quali sono le qualifiche, perché comunque tutta una serie di qualifiche sono quelle, cioè l'istruttore è riconosciuto da tutti e sarà riconosciuto da tutti, no?
Per cui la normativa lo prevede. Allora, il consiglio mio è, fin tanto che non c'è un testo approvato dal Ministero, una circolare, un documento ufficiale, quantomeno, non dico che abbia valore della legge, ma ufficiale, che si sicuramente si saprà che verrà rispettato dagli organi ufficiali di verifica, fatelo. Perché vi dicevo del 12 aprile? Perché il 12 aprile c'è stato un rinvio di quella che doveva essere fatta il 12 di marzo di un'assemblea del CONI, in cui dovrebbero discutere anche di questo elemento, perché naturalmente è oneroso. Perché se io devo fare il mio LUL e devo compilare il mio libro unico, posso farmelo io come associazione, ma essendo molto complicati da gestire e essendoci soprattutto delle norme tecniche che regolano la gestione dei cedolini, che implicano sanzioni ripetibili, per cui ne sbaglio 10, non è che ho una sanzione unica, ma ho 10 sanzioni, il problema rischia di essere un problema sanzionatorio. Io, che faccio il commercialista, non gestisco le paghe, non li faccio, li faccio fare, proprio per questi profili. Quindi il concetto è, l'associazione potrebbe farselo, quindi potrebbe andare a richiedere il password dei codici dall'INE, potrebbe prendersi un programmino e gestirsene il proprio. Io l'ho visto fare dell'associazione. Però attenzione che è una cosa piuttosto complicata. L'alternativa cos'è? Un consulente o uno studio paghi che ve lo gestisca, ok? E naturalmente hanno un costo, perché le persone devono essere pagate per fare questo adempimento. Quindi il problema principale di tutto questo adempimento non è tanto l'adempimento in sé, che ha un costo seppur limitato, è il costo, cioè seppur limitato c'è, e soprattutto per un numero elevato di istruttori potrebbe diventare importante, ok? Però al momento attuale quello che mi preme dirvi è che c'è, anche se ci sono fonti importanti, cioè se lui stesso, come vi dicevo, dice attenzione, secondo noi non è da fare, però rimane un parere, ok? Quindi dico, state su chi vive, ok? Contenuto del LUL. Dati identificativi del committente e del collaboratore, associazione, collaboratore sportivo. 2. Ogni dazione in denaro o in datura corrisposta o gestita dal datore di lavoro. Le somme eventualmente pagate a titolo di rimborso, spesa, piedi, lista o rimborso chilometrico, e dopo vediamo cosa significa, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate. Cioè, nel mio cedolino inserisco il compenso forfettario, 200 euro al mese. Se inserisco, e questi vanno in esenzione di imposta fino a 10.000. Se ti do anche un rimborso chilometrico perché sei andato in trasferta, questi devo inserirli nel mio cedolino, non rientrano nel monte 10.000, ok? Quindi non sono tra quelli esenti, non rientrano proprio. Quindi uno potrebbe avere 10.000 euro e 5.000 euro di rimborsi spese, tutti nel LUL, ok? Quindi vanno tutti indicati, ma di fatto quelli sono rimborsi spese documentati. Le sanzioni brevissimamente, COB, sanzione da 100 euro e 500, anche la minima sono 100 euro per ogni collaboratore. LUL, sanzione da 500 a 2.500 per mancata tenuta. LUL, sanzione amministrativa da 150 a 1.500 per errori di tenuta, è proprio qua quello che vi dicevo. Poi va via, maxi sanzione da lavoro nero fino a 36.000 euro, lo trovo un po' di lasciatemi. Problemi, criticità e interrogativi. Quali sono i problemi aperti? 1. Premi corrisposti in occasione di manifestazioni sportive. Se io do un premio, devo fare tutti questi adempimenti, perché sapete che l'articolo 67 fa riferimento ai compensi e ai premi conferiti, ok? Se io do un premio al vincitore, devo fare questi adempimenti? Naturalmente no, perché come faccio a sapere prima chi è? Teoricamente non si dovrebbe sapere. 1. 2. Non posso farlo immediatamente prima, ok? 3. Come faccio a fare il LUL per queste cose? Impossibile, ingestibile. Quindi i premi probabilmente, anzi sicuramente non rientreranno. I compensi pagati occasionalmente per sostituzione di collaboratori sportivi assenti. Questo invece è un po' più delicato,
perché io so teoricamente almeno il giorno prima che domani il mio allenatore è malato e non viene, ok? E quindi ne raccatto uno al volo e dico vieni. Questo invece teoricamente sarebbe da fare, perché materialmente ho il tempo. Vedrete poi col tempo che entrando la COB è veloce, nel senso che si possono duplicare i dati se sono già tutti inseriti ed è un invio, quindi il tempo di preparazione sono 5 minuti, ok? Il LUL va predisposto ma entro la fine del mese successivo al pagamento, quindi ho tutto il tempo poi per farlo, nel senso che mi sostituisci oggi, a fine mese ti pago, entro la fine del mese successivo ti darò il LUL, quindi è un adempimento che segue. Compensi pagati in notantum per eventi specifici, anche qua è un po' particolare, ma anche qua probabilmente sarà da fare. Perché se io so che c'è quella manifestazione e so che quelle saranno le persone perché mi organizzo prima e so che gli darò 100 euro, e beh, allora molto probabilmente se non intervengono diversamente, ripeto, queste sono interpretazioni che ci siamo dati, parlo plurale perché naturalmente lo studio della scuola dello sport, quindi l'interpretazione è quella di dire probabilmente questi lo richiederanno. Rimborsi chilometrici, se hanno già l'UL e rientrano là, sì, ma se io ti do solo il rimborso chilometrico, no. Cioè, se vai a fare 50 km perché mi vai a prendere i premi e le medaglie a Como, perché quelli che le fanno sono là, non ti devo, non ti sto pagando, ti sto rimborsando un costo, ok? Tra i costi rimborsati ci sono anche i rimborsi chilometrici. No, i rimborsi forfettari invece, ok? Rimborsi forfettari di spesa, per quanto li chiamiamo e come li chiamiamo, anche se la trasferta ti do 100 euro per le spese generiche di trasferta, no, ti devo dare un tot al chilometro, quindi lo devo prevedere con un'assemblea. Intervento legislativo come le altre cose sono queste. Uno, si attende cosa? L'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 67 lettera N. Cioè, a fronte di tutto questo attendiamo qualcuno che ci dica sì è vero, li dovete comunque fare o non li dovete fare per questo motivo, ok? 3. Si apre il problema della sicurezza sul lavoro. Essendo co-co-co dovrebbero rientrare, essendo assimilati dal punto di vista lavoristico al lavoratore dipendente, nelle norme della sicurezza del lavoro, e quindi questo è un tema aperto. E poi il nostro buon certificato del casellario giudiziale per attività a contatto con i minori. Era previsto un boom, è successo un mese in tutti, non sapevano cosa fare, si correva, si faceva di tutto, dopodiché è sparito. Ma la norma è ancora valida. Quando io predispongo un contratto, che cosa prevede? Prevedeva la legge che il contratto retribuito, e non dava la qualifica della tipologia di contratto, ma parlava di contratto retribuito, allora era necessario, se la persona aveva a che fare con minori, richiedere il casellario giudiziale. Ok? Tanto più che rientrando nella qualifica dei co-co-co, questo viene a palesarsi come un contratto assimilato al lavoro dipendente. Quindi, adesso come adesso, io non è che corro a fare il casellario, però probabilmente, permettetemi ancora il termine, probabilmente a settembre, quando lo farò, sarà necessario un refresh di tutti i miei contratti, anche di tutti i miei contratti, ma anche del casellario giudiziale. C'era la formulazione, avevano previsto, non ricordo mai se era la prefettura o la prefettura, forse lo rilascia, un modulo per un riepilogo. No, non autocertificazione, ma era un riepilogo. Si chiedevano per i miei 10 allenatori solo a questi fini, ai fini del certificato per l'attività, svolgimento dell'attività di istruttore sportivo, di dare l'ok. Ok, fatelo, soprattutto se avete a che fare con minori, anche in qualità di dirigenti di associazione. Il mondo purtroppo è quello che è, le persone sono quelle persone che sono, tenete attenzione a questo aspetto che è molto delicato. Scusa, lei è gratuito, no? Cosa?
quello che dice il cumulativo non era il gratuito. No, però mi sembra che anziché richiedere una marca da bollo ogni richiesta, ce n'era una sola, una cosa di più strutturale. Una ordine, una per la e poi materialmente non l'ho fatto. 19, noi sì. Ah, sì, 19 euro ogni, comunque anche con le riprivatizioni. Era 16 euro più 3 euro qualcosa di però come dirigenti avete un input in più, almeno quello che potevate fare per tutelarvi, tutelare la vostra associazione era la società. L'avete fatto dalla società? Sì, sì, l'associazione lo fa per conto di. Mi sembra che c'è da raccogliere autorizzazioni, se non sbaglio, e poi si presenta. No, non si fa più la firma della persona. Neanche per raccogliere. No. Infatti ricordavo di su quelle firme poi. Non servivano. Criteri interrogativi, finiamo. Dopo inquadramento per chi lavora sia per SD che SSD che per le lucrative. Qua il problema che cos'è? Che si innestano due materie, due normative. Come vi dicevo, per le ASD c'è questa natura. Ma se io sono istruttore di una ASD, ho i compensi di questo tipo. E vado a lavorare in una SSD lucrativa, che quindi invece ha la contribuzione, come vi dicevo prima, si crea una situazione di stranezza, no? Perché di fatto faccio l'istruttore di X sia di qua che di là, ma di qua un trattamento, di là che un altro. Quindi è tutta una cosa un po' originale. Compatibilità NASPI, sì, è previsto, però anche qua si attendono chiarimenti la disoccupazione, cioè non è che se uno ha l'attività di lavoro che aveva prima adesso in disoccupazione perde la disoccupazione, se ha un contratto di collaborazione coordinata continuativa sportiva, quindi viene mantenuta la NASPI, ok, però anche qua si attende che ci sia una conferma esplicita. Dipendenti pubblici e co-co-co sportive, sì, possono continuare a esistere sempre attraverso la procedura di comunicazione preventiva all'ufficio addetto a queste cose interno all'ente pubblico. Okay. Ah, ultima. Dall'1 luglio, è un altro articolo scollegato da questo, ma riguarda tutto il mondo del lavoro, dal 1 luglio i datori di lavoro committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo attraverso banca, ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico, strumenti di pagamento elettronico, contanti presso lo sportello, quindi non contanti cash, ok, pagamento elettronico, assegno, ritornetto sul delegato, divieto di uso del contante, ok, si applica a tutti, subordinati, co-co-co, contratti di collaborazione con le cooperative, eccetera. Quindi dal 1 luglio basta cash, ok? Spariscono i cash. Finito. Ah, scusate, vi rubo ancora un minuto. Faccio pubblicità una cosa. Tempo fa vi avevo parlato di un portale per le associazioni, eccetera. Vi aiuta a gestire tutta una serie di aspetti. Da questa settimana scorsa c'è anche la versione basic del portale free, quindi ve lo dico come chicca, è gratuito e ripeto vi aiuto a gestire tutta la parte amministrativa, burocratica e contabile per la vostra associazione. Il portale è quello, Semplica, si legge poco, è www.semplica.it. Diciamo un altro. Sì, ce l'hanno. Sì. Allora, perché tu parlavi di co-co-co, no? Ma per i volontari, il casellario, c'è un allenatore che è volontario, cosa si fa? Allora, il casellario giudiziario? La norma del casellario prevedeva che dovesse esserci un rapporto retribuito, quindi per i volontari teoricamente non dovrebbe essere necessario. Anche qua avete a che fare con persone, con adulti che hanno a che fare con bambini. Ne avete fatti 20, fatene 21 e li tutelate. Di solito il contrario, l'associazione. Sono 20 volontari. Tutti i volontari saranno uno o due che vengono retribuiti.
anche lì volontario va inquadrato. No, ecco, allora, anche qua un'altra cosa. Allora, il volontario nella riforma del terzo settore ha una definizione, ok, ben precisa, è un soggetto che ha determinate caratteristiche, fa l'attività gratuitamente, esclusivamente, volontaristicamente per l'ente. Ok, in questa riforma del terzo settore, che non riguarda direttamente le sportive, viene anche dato il limite massimo ai rimborsi, nel limite mi sembra lei 5-10 euro, adesso non lo ricordo, giornalieri, per un tetto massimo di 150 euro al mese. L'input qua è: se io ho dei volontari, fatevi firmare almeno una lettera in cui attestano la figura dei volontari, per due motivi: uno, per lo sgravio di responsabilità; due, sicuramente inquadratelo poi col tesseramento al CSI per quanto riguarda almeno l'aspetto assicurativo; ma tre, giusto per configurare il fatto che quella persona è lì a quel titolo. Quindi almeno uno scambio di lettere, una lettera dove vi firma di essere volontario, per evitare la presunzione. Sì, e magari un consiglio direttivo di inizio, fine anno, durante l'anno, che dice: ringraziamo i nostri volontari e le persone di, facciamo un bel, o dell'allegato, come l'allegato, fatelo. Ma questo per tutti i volontari con sgravi di responsabilità della società? Sì, io consiglio di farlo per tutti i volontari che collaborano attivamente, cioè che poi sono lì in palestra durante l'attività, danno una mano, ma serve anche per dargli un riconoscimento all'interno dell'associazione, cioè perché quello lì è lì con i ragazzini, con le ragazzine, perché segue, chi è, non è un dirigente, che cos'è? Un volontario, ha dato la disponibilità a fare il raccattapalle, segna punti, quello che applaude anche agli allenamenti, perché no? No, ma sono anche gli allenatori, sono tesserati, c'è il nostro allenatore. Sì, allora tanto più la figura dell'allenatore. Io ho una domanda. Allora, prima hai fatto vedere che le collaborazioni con le altre cooperative sono soggette alla disciplina sulla sicurezza del lavoro. Oh, si è aperto il tema, perché le co-co-co, essendo co-co-co prima, essendo assimilate al lavoro dipendente, erano soggette alle normative della sicurezza sul lavoro. Però il problema è che il datore di lavoro, cioè il presidente dell'associazione, no, datore, esatto, e quindi tutta la normativa sulla sicurezza del lavoro. Il problema è che cosa è collegato lì, di fatto si attende. Per il momento non ha detto neanche niente nessuno, io non ho neanche detto un articolo, però è un tema aperto, perché con questa veste giuridica teoricamente il collegamento c'era. L'altra cosa che volevo chiedere, un flash, sembra che diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica, cioè dal 1 gennaio 2019. Sì, per tutti i commercialisti in ragione. Sì, però anche in questo caso io immagino un'associazione sportiva comunque farà 10 fatture all'anno di sponsorizzazione, quando va bene, nel senso, cosa significa, come, cioè, serverà un gestionale, riuscirà, dovrà far fare. Allora, consiglio mio, intanto che, allora, i miei colleghi, anch'io, ahimè, ci stiamo attrezzando per tutto ciò che sarà la fatturazione elettronica. Molto probabilmente, se riescono, faranno partire dal 2019. Ci sono tutta una serie di problemi tecnici. Consiglio mio, se andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, vi potete registrare se già non lo siete. La procedura è: prima si registra il presidente, poi si registra l'associazione, il presidente come legale rappresentante, e ottiene i PIN. All'interno del sito dell'agenzia c'è il portale gratuito dell'Agenzia delle Entrate che vi va a fare la fatturazione elettronica. Non è complicato. Adesso è attiva nei confronti della pubblica amministrazione. Cioè, dovete fare una fattura elettronica alla pubblica amministrazione, la potete fare da lì. Un domani dovesse diventare necessaria la fattura tra soggetti giuridici, da lì potrete continuare a gestirla. Tra l'altro fanno l'archiviazione dei documenti. Quindi
Nel frattempo, visto che tanto è gratuito, cominciate ad andare sul sito a guardarvelo, studiarvelo un attimo. Ci sono una serie di passaggi, ma non è niente di che. È un formato leggermente diverso di una fattura. Ok? Cominciate a capire il sistema. Poi ci saranno diversi software che eventualmente potranno agevolarvi nel trattamento della, nel trattamento della gestione della fattura. La fattura la potrete emettere anche voi. Il problema che sembra più rilevante, per cui non si sa se poi si riuscirà a partire dal 2019, più che altro è quello della conservazione, perché la conservazione della fattura elettronica non avverrà più in modo cartaceo. Cioè io la fattura elettronica dovrò conservare il tracciato, tracciato file, insomma, della fattura, e dovrà essere fatto per, sembra, non solo i 5 anni fiscali, ma per 10 anni. Quindi il problema più grosso sembra essere quello dell'archiviazione. Il vantaggio è che non dovrete più fare lo spesometro, che avete sicuramente fatto adesso, giusto? Lì? Fatture emesse è previsto semestralmente per l'anno scorso, per 2018 l'obbligo trimestrale di comunicazione al fisco delle fatture emesse. Emesse. Han chiarito. Attivazione del fisco potrebbe fare anche il commercialista per la società, oppure cioè, se ve lo chiedete a me, io personalmente vi dico no, assolutamente no, perché deve mettersi lì e caricarsi la fattura e inviare la fattura. Sì, ci saranno dei colleghi che probabilmente lo faranno, però tenete conto che avrà sicuramente un costo. Tenga conto che per la gestione delle fatture elettroniche, io mi sono informato sui prezzi, per l'archiviazione si parla addirittura di 5 euro. Cioè, ci sono, non so, i principali fornitori nostri di sistemi fiscali che parlano di possibilità loro di emetterlo, cioè si mandano documenti, dati, loro emettono la fattura, cioè hanno qualcuno, non si sa dove, che le fa, e parlano di 10-15 euro a fattura. I prezzi comunque saranno quelli, perché uno si deve archiviare. Quell'archiviazione rimane loro? L'archiviazione è un sistema, è un sistema online, e quindi se la fanno loro probabilmente la gestiscono loro. Però non è una cosa buona. Poi si può sempre ottenere il documento cartaceo. Sì, però il documento cartaceo non avrà più valore, non ha più valore per niente. Però come informazione. Sì, come promemoria. No. Però anche dall'altra parte ci deve essere più riceve la fattura del fatto. Infatti. Però se uno fa una fattura di sponsorizzazione a una DIA, un'azienda che non ha... Dal 1 gennaio 2019 tutti. Parte in via sperimentale adesso a luglio per i distributori di carburante. Vedremo. Però è un passaggio che si arriverà, cioè se non è nel 2019, 2020 sarà 2730 ormai. Bene. Infatti il consiglio è di, ecco una cosa, attenzione, se rimarrà così, per cui rimarrà la necessità di fare il LUL, il consiglio è quello di cercare di compattare i compensi. Se io ti do 50 euro, ti dico, senti, ti pago una volta ogni 3 mesi, alla fine sono 150 euro, se no costa di più l'adempimento di quello che ti do, ok? E lo stesso, nel caso invece in cui tutti i mesi ti devo riconoscere il compenso, cercate di usare piccole scamotage, che ne so, ti pago il primo del mese e l'ultimo del mese ti anticipo quello del mese dopo, in modo tale che compatto 2 mesi, tra virgolette, in uno solo, faccio un adempimento unico. Attendiamo fiduciosi che ci dicano qualcosa. Compensi che diamo adesso. Compensi vanno per l'anno solare. Tutti gli adempimenti vanno per l'anno solare. Quindi il LUL comunque va fatto dal 1 gennaio 2018. Di quest'anno.
la COP no, dall'anno prossimo, la prima pubblicazione preventiva quando faccio il contratto. A meno che dopo lo vai, dica. Ma la COP sarà molto no, probabilmente obbligatoria. No, no, il luogo Cedolino si spera che dicano qualcosa. La logica è quella di dire tracciamo tutti i mesi e cristallizziamo la situazione del mese per evitare quello che succedeva nel mese. Che se non lo sapete non lo sto a spiegare. Perché è una cosa così. Già il fatto che non ci siano i contanti, che c'è la COP, quindi ti dico prima chi è, ti dico più o meno quanto prendo, c'è tracciabilità con i contanti, c'è 770, cioè c'è la CU, a quel punto si è già tracciato, quindi è probabile che è possibile che magari lo tolga, sarebbe l'ennesimo definitivo. Non ho sentito la domanda, lo sapevamo. Ma i primi tempi di solito non sono strani, no? Teoricamente i primi tempi fanno finta di niente. Tenetevi la circolare del CSI stampata nel cassetto. Ma io registro più sacchi che no, no, c'è proprio la circolare, quindi. Sì, sì. Teniamo tutti nel cassetto quella. Aspettiamo. Aspettiamo più di ciò. Grazie.